ancora conseguenza del maltempo degli ultimi giorni, tra le cause certe, alle prime luci dell'alba di oggi, domenica 3 marzo, del cedimento parziale del muro di cinta del sagrato della chiesa di San Bartolomeo Apostolo a Gaglio. Alle 4 di stamani, infatti, i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune altopianese per il parziale crollo del muro di contenimento della chiesa che dà su via Generale Prestinari. Nessuna persona è rimasta coinvolta. I pompieri accorsi dal distaccamento di Asiago hanno effettuato un primo sopralluogo, constatando che si tratta del crollo di una decina di metri della cinta muraria del sagrato, probabilmente dovuto alle intense precipitazioni di questi giorni. Muro che serve a contenere il terreno intorno alla chiesa e al campanile, costruito quando è stata realizzata la strada, non il primo crollo dopo il restauro dello spazio antistante l'edificio religioso nel 2022 ed un successivo intervento di consolidamento. I vigili del fuoco hanno provveduto quindi a far transennare la zona della collassata, per la quale è stato necessario istituire un senso unico alternato. Sul posto anche il vice sindaco. Le operazioni dei pompieri sono terminate dopo circa 2 ore.